come nasce l'idea di mettere assieme una tavola rotonda e un intervento importante anche del professor Perali? Ma nasce dal fatto che la metodica dell'outsourcing è assolutamente attuale. È un processo che serve alle nostre imprese, perché il mercato del lavoro, il mercato in generale, ha sempre delle richieste più particolari che difficilmente le aziende nella propria organizzazione riescono a soddisfare. Quindi lo strumento dell'outsourcing, che ti dà garanzie di professionalità, di flessibilità e quant'altro, è sicuramente uno strumento virtuoso. Il convegno nasce prima da questa considerazione, la seconda perché purtroppo all'interno del sistema ci sono spesso e volentieri situazioni di forte irregolarità e, se vogliamo, anche di illegalità. E mi riferisco soprattutto alle cooperative spurie, anche se in realtà dobbiamo dire che ci sono anche nuove forme giuridiche che cercano di fare business in una maniera scorretta, e questo determina una concorrenza sleale alle cooperative che fanno questa attività in maniera regolare, generano un danno reputazionale a tutto il sistema delle cooperative, ma generano concorrenza anche all'interno delle imprese, perché è ovvio che l'imprenditore che si affida a uno strumento perché costa meno e è irregolare, si pone sul mercato in una maniera avvantaggiata rispetto ai suoi competitor. Il convegno di oggi, il valore delle esternalizzazioni nei moderni sistemi produttivi, è nato appunto dalla necessità, dalla richiesta delle nostre cooperative di produzione lavoro servizi, appunto per andare a vagliare quello che è lo strumento dell'outsourcing. Quindi oggi abbiamo voluto parlare di questo strumento, del valore che questo strumento dà alle aziende e alle filiere che lavorano sul nostro territorio, e abbiamo voluto vedere anche in maniera critica le difficoltà che ci sono, le criticità che incontrano sia i nostri committenti che gli appaltatori, per capire anche quali siano le insidie che si nascondono dietro questo strumento. È molto importante segnalare ai lavoratori, alle imprese, quali sono le cooperative buone. Lo si può fare attraverso delle white list, lo si può fare anche coinvolgendo dei comitati di garanzia all'interno delle cooperative, ma soprattutto anche cercando di essere innovativi, trovare soluzioni innovative quali la contrattazione consapevole. È molto importante accompagnare la contrattazione nazionale con della contrattazione collettiva a livello aziendale, assistita dalle organizzazioni quali Concooperative. Concooperative si farebbe carico di offrire questo servizio. Chi sceglie di definire dei contratti consapevoli che hanno questo contenuto valoriale e inseriscono anche degli aspetti non giuridici all'interno del contratto, che dà delle garanzie di dare stabilità al contratto e di essere veramente poi vantaggioso per entrambe le parti, e oltretutto danno garanzia di trasparenza, sarebbe un segnale importante anche e un prerequisito per essere inseriti nelle liste bianche, segnalare ai lavoratori e alle aziende, segnalare che esistono delle cooperative bianche che sanno veramente servire il bene comune. La white list diventa strategica e fondamentale, l'abbiamo detto in maniera molto forte nel convegno di Confcooperative questa mattina, che ringrazio anche per loro l'invito su questo. Però l'importante è proprio attuarci questo accordo proprio del territorio per attuare questo, perché diventa importante le sinergie che si possono trovare con le altre associazioni, sia sindacali che datoriali, per attivare un percorso, perché le istituzioni, anche se guardiamo istituzioni che ci sono presenti, devono anche loro dare il loro apporto, perché attivare questo vuol dire la genuinità della cooperazione, e che è strategica e fondamentale. È un valore che noi dobbiamo salvaguardare, che può interessare soprattutto lavoratrici e lavoratori, e poi un apporto importante da parte dell'azienda. Noi come Confimini Apindustria Verona teniamo molto al territorio, ai nostri associati e all'etica che i nostri associati applicano alle loro imprese. Soprattutto l'esternalizzazione nel nostro comparto è per ricaduta sociale, perché vogliamo che la reinclusione nella vita sociale delle persone sia il primo punto per regalare o ottenere dalla filiera un beneficio positivo, perché la ricaduta sul prodotto e sulla qualità della sostenibilità vera possa essere messa anche in un futuro bilancio di sostenibilità.